Salve a tutti amici e colleghi prestigiatori e non, benvenuti in questa nuovissima puntata di Retroscena, una rubrica diversa dalle solite, dove andremo a parlare di vari argomenti legati al mondo della magia, ma in ambito lavorativo. Iniziamo subito con la puntata di oggi. Magia da strada, spettacolo in strada, anche qui le situazioni sono più o meno molto simili a quella dello spettacolo close-up. Lo spettatore ci aiuta, non sempre, dobbiamo trovare degli escamotage per farci aiutare. Alcuni sì, aiutano e partecipano con entusiasmo, altri no, e quindi dobbiamo utilizzare degli escamotage per farli venire al nostro fianco. Come? A parte, pensate a una persona molto timida che non vuole avere attenzioni da parte degli altri e sta un po' sulle sue. Però magari se noi siamo molto bravi a farlo tranquillizzare, a fargli capire che non sta facendo assolutamente nulla di complicato e deve soltanto pensare una carta, ottenere un lucchetto per dire, che ne so. Se noi lo tranquillizziamo, molto probabilmente la persona ci aiuta, soprattutto se lo incoraggiamo anche con un applauso. Io quando non vedo che la persona non vuole fare lo spettatore, mi avvicino da lui e dico: "Scusa, come ti chiami?" Lo guardo negli occhi, dico: "Come ti chiami?" Ma senza mostrare, senza obbligarlo con gli occhi. "Come ti chiami?" Tranquillo. Gli porgo la mano, mi consegna la mano, gliela stringo e dico: "Facciamo un applauso" e lo tiro. "Facciamo un applauso al nostro carissimo amico, al nostro carissimo amico, al nostro carissimo amico o alla nostra carissima amica che con..." Poi qua ci metto la battuta, "che con entusiasmo ha deciso di partecipare a questa performance." Poi facendogli fare un applauso, interagiscono. Se proprio vediamo che con questo ingresso, diciamo forzato, non interagisce, non insistete. Io ad uno spettacolo, compleanno di bambini, avevo chiesto alla madre di fare una performance che assolutamente deve farla la madre. Perché chiedo l'anello della mamma e poi il padre. Quando finisce tutto, lui dice la parola magica, bla bla bla, appare l'anello, non sono io che devo calzare, devo mettere l'anello alla moglie, cioè lo farà il marito. E quindi è bello anche, è anche romantico che il marito poi mette l'anello, poi si danno il bacio, bla bla bla. E a me piace fare così. La madre, oh, non c'è stato verso, la madre non voleva assolutamente partecipare, il che mi sono rassegnato, ho dovuto farlo con la zia, cioè non ha alcun senso, però in quel caso se vedete che non c'è, che c'è proprio uno scudo, un muro davanti a voi, non insistete perché uno perdete tempo, due, cioè mettete a disagio la persona e tre, pensate agli altri che magari esprimeranno il loro giudizio, verso quella persona che non ha alcun senso. Cioè, se non vuole partecipare, ragazzi, oh, non vuole partecipare. E lo fate presente anche agli ospiti. No, beh, oh, rispettiamo la scelta, rispettiamo la tua decisione di non voler fare questa performance. Ci mancherebbe. Facciamo un applauso comunque per essersi, per aver espresso con sincerità la sua decisione. E voi ve ne uscite puliti e prendete un'altra persona. Che male c'è? Cioè, se non si può fare, non si può fare. Usiamo il mio anello. Vi fidate? Basta. Se c'è solo lei che aveva l'anello, fa niente. Vi fidate se uso il mio? Sì. Ok. Facciamo finta come se fosse il suo. Io trovo degli escamotage così. Per quanto riguarda invece la singola performance in strada, c'è un modo per attirare la persona, poi verrà spiegato più avanti come si attirano le persone in strada o come le attiro io, diciamo. Stessa identica cosa, se vedo uno che sta passando e che mi osserva, io dico: "Come ti chiami?" E lì creo già subito il contatto. Proprio la mia parola è come un arpione che va a beccare il cuore della persona. Perché? Perché quando tu chiedi a una persona come ti chiami, a meno che non è proprio veramente un cafone,
che non ti dice come si chiama, prende e va dritto, lui si ferma e ti dice come ti chiami. Se poi tu gli fai una domanda e dici pensa ad una carta, hai lanciato l'arpione, gli hai fatto una domanda e lui sta pensando ad una carta, no? Oppure dice perché mi chiede di pensare ad una carta? E qui è praticamente già tutto, già avete già preparato il terreno per la performance, perché se lui pensa ad una carta, voi te la fai dire, se conoscete ovvero Tamariz, sapete di cosa sto parlando, naturalmente potete fare una performance. Se invece non conoscete Tamariz, non conoscete le varie cose, non vi preoccupate, potete semplicemente prendere una carta con molta o nonchalance o riprodurla e dire questa è la tua carta, aggiungiamo due carte che per me sono importanti, un mago può utilizzare gli assi, oppure un baro può usare gli assi, ma noi prestigiatori o gli illusionisti usano, bam, tiri fuori due donne, queste sono le mie assistenti, chiedendo il nome, pensa ad una carta, performance, avete già fatto. In strada però le persone possono permettersi di fare quello che vogliono, perché non gliene frega niente, perché ovviamente l'artista di strada non sta lavorando nel loro concetto, non sta lavorando, sta facendo delle cose, sì, sarà bravo, vedremo poi. Quindi in quel caso siamo molto sminuiti. Acquisiamo fiducia, acquisiamo talento nella loro testa, quando poi alla fine della performance vedono che ci sono dei risultati e allora dicono cavolo, allora non è uno qualsiasi, è bravo, e quindi venite considerati, anziché la web reputation avete solo la reputation. Quindi vi fate amico quella persona. I bambini è un pubblico, diciamo, a parte, cioè completamente a parte, una psicologia a parte, un modo di fare a parte, loro si possono permettere di dire quello che vogliono e se tu non sei in linea con il loro pensiero, per loro tu non sei nessuno, cioè proprio ti crocifiggono, tu non esisti più. E lì naturalmente, e questo è uno dei motivi per i quali molti non fanno magia per bambini, perché non sanno comprenderli. Quindi prima di iniziare a fare magia per bambini bisogna saperli comprendere. Allora io ringrazio innanzitutto per la mia formazione personale, la conferenza di Elliot, tutti quei vari consigli che mi ha dato Mario Moretti in Arte Mago Max. E non solo, io ringrazierei anche un nostro caro amico e collega, Graziano Roversi, in arte Mago Pota, che fece un workshop incredibile e soprattutto, non so, cioè io un workshop per bambini così bello non ho mai visto. Lo continuerò a dire e lo ringrazio tantissimo per avermi veramente aperto un mondo e soprattutto per avermi permesso di approcciare ancora non solo coi bambini ma con il mio bambino interiore. Ma quindi i bambini sono un mondo a parte, lo sappiamo. Il fallimento degli artisti verso i bambini è elevato, perché non tutti riescono a essere in armonia con i bambini, ma il bambino, basta alcune piccolezze, urlano. Mario Moretti mi disse, se urlano tu parla a bassa voce, cioè vi racconto una cosa, questo segreto. E lì sono obbligati ad ascoltarvi, sono obbligati a abbassare la voce. Voi ovviamente è sempre meglio avere il microfono quando fate spettacolo per bambini, assolutamente, perché loro urlano e hanno dei decibel molto più elevati di voi, nonostante io sia artista di strada e ho già una voce molto squillante, fidatevi, non sto lì a staccarmi le corde vocali per i bambini, perché veramente andiamo contro un muro. È sempre meglio portare un microfono con i bambini, sempre, sempre, non dimenticatelo mai. Quindi i bambini
mentre stanno urlando, perdono l'attenzione. Vi faccio vedere una cosa e vi guardate attorno come per dire: questa è una cosa veramente tra noi, che gli altri non devono ascoltare. E già lì la curiosità va alle stelle. I bambini sono curiosi, i bambini vogliono giocare e i bambini decidono che cosa vogliono vedere. Assolutamente. Quindi, bambini, suscitate in loro la curiosità. Abbasseranno in automatico la voce. Non solo, quando volete scegliere un bambino, soprattutto in un compleanno, dite: chi vuole aiutarmi? Cioè, escono mani anche dalla terra pur di venire al nostro fianco. E ovviamente noi non possiamo scegliere tutti. Se ci serve un solo bambino, non possiamo scegliere tutti. E soprattutto non possiamo scegliere tutti durante uno spettacolo. Quindi io non mi assumo la responsabilità di scegliere il bambino. A chi lo faccio scegliere? Al festeggiato, che è un bambino o bambina. Dico: scegli un bambino o una bambina che per fare questa performance. Se sceglie sempre la stessa, no. La prima volta sceglierà l'amica o l'amico più, diciamo, intimo. Per quanto riguarda la seconda volta, dico: scegli un bambino o una bambina che non è ancora stato qui. Tra di loro si arrangiano e si capiscono ancora meglio e quindi si organizzano per cavoli loro. E questo divario tra artista e bambino naturalmente non solo si assottiglia ma svanisce, quindi non è più responsabilità mia. Lui è il festeggiato, lui decide e noi facciamo di conseguenza quello che ci dice di fare lui. Altra cosa per i bambini: quando mostrate una performance, io parlo sempre per quanto riguarda la mia esperienza, quando mostro una performance a un bambino mi piange il cuore. Magari mostro una cosa dove la moneta diventa gigante, parlo anche della singola performance, quando il bambino mi dice: posso averla, me la regali? Cavolo, considerando che una moneta gigante può costare anche 40 euro, mi piange il cuore, gliel'avrei regalata. In questo caso io stavo pensando di acquistare delle monete giganti in cioccolato e poi regalargliele, però mi sono reso conto che avere una moneta di cioccolato, a parte poi se fai uno spettacolo a giugno, luglio, voglio vederti le monete tutte sciolte, però non si può fare una roba del genere. E quindi dico: tieni, controllala, giocaci un attimo, passala al tuo amico, eccetera, eccetera. Poi ridatemela per favore. Me la ridate, poi prometti che me la ridai per favore, se no non posso, se no non posso far divertire gli altri bambini. Basta. Cioè, l'unica cosa che ci distingue dai bambini è questo senso di altruismo tra di loro. Chiaro, è vero, si offendono anche tra di loro e sono veramente spietati, però quando non si conoscono loro interagiscono e dopo traggono delle conclusioni, perché loro si basano su un'altra frequenza, quella dell'empatia. Noi invece abbiamo empatia, ego, schemi mentali assurdi e quindi tutta questa cosa noi partiamo già col distacco. Invece i bambini no, prima si conoscono e dopo giudicano. Strumenti utili per quanto riguarda la gestione dello spettatore: il batticinque, simbolo di complicità. Fai qualcosa di buono, batticinque, bravissimo, bravo, grande. Devo chiamarti? Tocco la spalla, ma non così, appoggio la mano sulla spalla, che sia uomo che sia donna, appoggio la mano sulla spalla, ma non la tengo appoggiata, proprio appoggio, ma quasi con due dita o tre dita, non di più, perché alcuni non amano sentirsi toccare. Quindi tocco leggermente. Come ti chiami? Come se premessi un bottone? Come ti chiami? Tipo un citofono. E da lì poi io interagisco, tipo: ti piacciono le carte? O hai mai avuto la possibilità di vedere un mago dal vivo? No. Bene, oggi è il tuo giorno fortunato, e sai perché?
hai conosciuto Offar, cioè io. Già questo dice, scemo questo qua. È interessante questo modo di approcciare. E non solo, un'altra cosa, quando sta accadendo il peggio, diciamo, proprio, anche l'occhiolino serve per come complicità per farci aiutare dallo spettatore. Da qua non vedete che se faccio l'occhiolino, però lui recepisce, o anche semplicemente premendo un po' la spalla. Se voglio che dica determinate cose, premo sulla spalla e lui in buona fede ci può aiutare. Dire cari amici è anche quello estremamente importante. Ringraziare di cuore, vi ringrazio di cuore, sì, però dentro di voi ci deve essere questa gratitudine, perché sennò è una balla pazzesca e quindi anche a livello empatico non arriva. Se voi invece veramente sentite questo ringraziamento da fare agli spettatori, è veramente un tocco in più ed è una qualità in più. Per chi non avesse visto le puntate precedenti, io vi invito ad andarle a vedere, e non solo, vi invito anche ad acquistare o perlomeno leggere questo libro, dove c'è anche una sezione che parla appunto della gestione dello spettatore, e non solo, parla anche di alcuni, faccio anche degli esempi su come gestire lo spettatore nel contesto close up al tavolo. Quindi non perdetevi questo libro, questa uscita, potete trovarlo anche da Strix Magic, e non solo, potete anche chiederlo a me, naturalmente potete contattarmi su Facebook, Instagram, dove volete. Questa puntata volge al termine, io ringrazio tutti coloro che hanno guardato le puntate precedenti, questa puntata qui, tutti coloro che stanno sostenendo questo progetto e tutti coloro che mi supportano e sopportano soprattutto. Quindi grazie a tutti voi, ci vediamo alla prossima puntata dove andremo a parlare dei tavoli e come collocarsi al tavolo.